Ciao tesoro, sono la dottoressa Arasule, sono qui per aiutarti. Sì, lo vedo che ti sei fatto proprio un bel taglietto sulla fronte, proprio qua. No, non te l'ho toccato, ovviamente, non sarebbe igienico. No, ma non è niente di grave. Tranquillo. Adesso ci penso io, ok? Non rimarrà nessuna cicatrice, vedrai. Adesso ci penso io, ci sono qua io. Bene. Tanto per incominciare, mi metto i guanti. Non sarebbe igienico se venissi intorno ad una ferita a mani nude, non trovi? Ti spaventano? No, sono solo una misura precauzionale per prevenire infezioni. Non c'è nessun pericolo e nessuna paura. Sono dei semplici guanti in lattice. Allora, aspetta, fammi vedere. Ecco, ti sposto un attimo i capelli. Ecco. Beh, ti sei fatto un po' male, sì, in effetti. Dai, guardiamo di risolvere tutto. Cominciamo col disinfettare. Questa è necessario. No, non brucia. E questo è cotone. Devi stare assolutamente tranquilla. Allora, guarda, per essere ancora più sicura che non si andrà a sporcare niente, uso anche le pinzette. Senti che non brucia. Ecco, senti che non brucia. Va tutto bene. Tutto, tutto, bene. Ecco, adesso sto pulendo un po' la ferita. Ma dove è sbattuto? Un classico. Immaginavo. Adesso la ferita è bella pulita. Certo che sono sterili, è chiaro. Ora secondo te io uso delle pinzette non sterilizzate. Sono una dottoressa seria? Beh. No, adesso stavo daremo un po' di cicatrizzante. La garza, no, la garza non te la metto, non è necessaria, però il cicatrizzante te lo passerò con questa garza perché il cotone potrebbe aver lasciato qualche residuo. Sì, perché i pantofoli di cotone sono molto pratici da usare, molto comodi, però possono lasciare residui, quindi dopo è sempre bene ripassare una garza. Tranquilli, non succede niente. No, non brucia nemmeno il prodotto cicatrizzante. Non preoccuparti. Vado a prenderlo, arrivo subito, eh? Eccolo qua. Sì, è spray. Adesso useremo questa garzina
ne taglieremo un piccolo pezzo. Ne taglieremo un piccolo pezzo. Ecco, ne abbiamo tagliato un piccolo pezzo in modo da poterti applicare questo prodotto cicatrizzante. Si va agitato un po'. Allora, facciamo così. Creiamo questo mini batuffolo. Non brucia. Se hai paura, chiudi gli occhi. Ecco, aspetta. Ecco, andiamo a togliere eventuali residui del cotone. Sì, è una sostanza leggermente untuosa. Veramente portentoso questo cicatrizzante, rigenera la pelle in modo incredibile. Ecco qua. E adesso lo lasciamo asciugare un attimo ed applicheremo questo semplicissimo cerottino. Certo, poi stasera, quando andrai a letto, dovrai togliere questo cerotto, ripetere l'operazione che io ho appena fatto, ovvero passare di nuovo del cicatrizzante. In questo cicatrizzante c'è anche del disinfettante, quindi non importa che prima tu passi altro. E dopo metterai un nuovo cerottino. Sì, certo, ti do tutto io, non ti preoccupare. Allora, sono blu. Sì, sono cerotti blu. Perché fanno allegria, vero? Invece che il cerotto trasparente. Vuoi mettere com'è carino andare in giro con un bel cerotto blu sulla fronte? Dai, allora, stai fermo, immobile, fermo. Ecco. Ecco qua. Ma sì, certo, è una cosa da niente, una sciocchezza. Certo che li butto via. Beh, non posso mica usarli per un altro paziente. Beh, allora senti, facciamo così. Tu a casa ripeti questa operazione stasera e vedrai che domani questa piccola ferita già sarà quasi guarita. Poi comunque per qualsiasi cosa puoi tornare qui da me, in ogni momento, basta che mi dai un colpo di telefono, ok? Bene. Ok. Ti è passata la paura? L'importante è quello, dai. La fronte nel giro di 2 o 3 giorni tornerà come nuova. Un bacino dalla tua dottoressa preferita.